Ben ritrovati con il MAG di Studio Aperto. Tra meraviglie del paesaggio e della natura, stasera andiamo alla scoperta di alcuni degli orti botanici più belli d'Italia e partiamo dai Giardini Hamburi. Stiamo per raccontarvi un'opera meravigliosa che vive da 154 anni. Villa Embury alla Mortola in Liguria, a pochi chilometri al confine con la Francia, rappresenta uno dei giardini botanici più belli del mondo. Tutto comincia nel 1867 quando Thomas Embury, ricchissimo filantropo britannico, compra Villa Orengo e in breve tempo, grazie anche al fratello Daniel, trasforma la tenuta in un paradiso. Già dai primi anni le collezioni di piante sudafricane, australiane e americane attirano l'attenzione del mondo scientifico a livello internazionale. I giardini Embury sopravvivono alla morte del fondatore nel 1907. È il primogenito di Thomas, Cecil, a proseguire l'opera del padre. Anni di grande splendore fino al secondo conflitto mondiale che provoca ai giardini danni quasi irreversibili. Cecil muore nel 1937, la moglie Dorothy alla fine della guerra trova tutto distrutto dopo l'occupazione del parco da parte dei tedeschi. Bisogna attendere gli anni Ottanta per la rinascita. L'opera di Thomas Embury oggi è tornata ai fasti dell'Ottocento grazie alla gestione dell'Università Botanica di Genova. I giardini si chiamano giardini al plurale perché sono tante collezioni di piante. Qua abbiamo una collezione di piante medicinali e questo è un esemplare, il più alto d'Europa, di effedra altissima. Tra le eccezionalità della villa c'è la collezione delle piante succulente, quelle che le persone chiamano normalmente piante grasse, e tra queste la collezione di agavi e di aloe. Qui abbiamo degli esemplari di agave salmiana, agave ferox e altre specie di eccezionale valore monumentale, diciamo dimensionale. E poi abbiamo una collezione di opunzie del genere fico d'India, che è la seconda per importanza dopo quella di Città del Messico. Qui abbiamo un'altra eccezionalità del giardino. A vederlo sembrerebbe un semplice melograno, in realtà si stima che abbia almeno 300 anni di vita. I giardini sono un vero paradiso anche per gli amanti della cucina. Siamo adesso nel Giardino dei Profumi, voluto da Dorothy Embury, per ospitare le piante officinali e aromatiche più preziose. Troviamo per esempio l'elicrisio, pianta dalle origini africane, ma che troviamo anche in Sardegna, dove viene usata per insaporire ottimi primi piatti. La satureia, una speciale santoreggia dal nome molto curioso. Intanto la santoreggia è ottima con l'agnello, ma la chiamiamo così perché i romani attribuivano a questa pianta proprietà digestive. Siamo satori, satureia. Per finire, il tanacetum, o erba amara, come viene chiamata in Veneto, dove viene utilizzata per ottime frittelle. Tra le beneficenze del giardino c'è questo albero che è una Araucaria canningami, un albero monumentale di circa 25 metri, è uno dei più alti d'Europa, originario dell'Australia. Legati al giardino ci sono diversi aneddoti. Uno dei più importanti riguarda la regina Vittoria, che fu ospite di Sir Thomas Embury e amava molto nel palazzo mettersi alla finestra a disegnare e dipingere all'acquarello. Gli piacevano molto le lucciole. Allora, quando tornò in Inghilterra, la regina Vittoria trovò in casa sua un'albanella tutta piena di lucciole che gli era stata donata da Thomas Embury. Ogni anno la villa è meta di eventi, tour con attività di canoa, visite con aperitivi al tramonto. Il mio sogno era quello di far visitare i giardini da persone di tutte le estrazioni sociali e culturali. Un sogno che si è avverato.